Puglia porta d'Oriente, verso l'est europeo, ma anche per la vicinanza geografica con i Balcani e da un punto di vista culturale. Su questo ed altri argomenti si è concentrato il Festival Mare d'Inchiostro, tenutosi presso il porto di Bari. L'incontro ha rappresentato la giusta occasione per fare il punto della situazione tra passato, presente e futuro. Nonostante gli ultimi sviluppi geopolitici, il territorio ha la necessità di proseguire i percorsi già intrapresi ed individuarne di nuovi. Noi stiamo provando a costruire rotte importanti analizzando il tema geopolitico che può generare indubbiamente delle difficoltà come sta facendo dal punto di vista economico, ma è nostro compito provare a costruire nuove rotte, lo faremo nei prossimi giorni a Dubai insieme alle autorità portuali, provando a costruire sinergie importanti con il porto internazionale di Dubai, ma soprattutto provando a trovare nuovi investitori. Importante inoltre riscoprire il rapporto proprio coi Balcani. Noi ci siamo dimenticati dei Balcani, mi ricordo molti anni fa noi mangiavamo pane Balcani, c'erano convegni in continuazione e oggi invece sembra che questo luogo così vicino a noi storicamente è diventato nuovamente lontano. Preoccupa naturalmente quanto sta accadendo in Ucraina. Naturalmente questo conflitto cambia un po' le prospettive, anzi cambia parecchio le prospettive anche del nostro paese. E quindi uno dei compiti che noi abbiamo, cominciando da oggi, è riflettere a quello che potrà essere l'ordine di pace successivo a questa guerra, sperando che finisca rapidamente. E soprattutto quali conseguenze potrà avere sul Mezzogiorno e specificamente sui nostri porti della Puglia e del Sud.